Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio fare la prima bio review, è una nuova rubrica che ho intenzione di fare tutte le settimane il lunedì qui sul canale. E il primo prodotto di questa bio review sarà la fitopomata Thermotonic di Alma Briozza. Questa è la scatola. È una confezione da 100 ml e mi pare che il costo si aggiri intorno ai 13 euro. Allora, leggiamo: pomata riscaldante con oli essenziali di canfora, cannella, peperoncino, estratto di edera, olio di vinacciolo e olio di girasole senza SLS, SLES, parabeni, siliconi, petroliati, lanoline, oli minerali, glicole, PEG, OGM, EDTA, coloranti, Carbomer, trietanolammina, conservanti, donatori di formaldeide, è nickel tested, ha pH ortodermico, non è testata sugli animali ed è certificato Cosmesi Bionaturale AutoCert. E questa è la certificazione. Vediamo se trovo l'inci. L'inci è questo, se vi può interessare. Allora, che cosa dire di questa pomata? Allora, qua dice che è una pomata per il microcircolo, crea un piacevole effetto riscaldante. Questo assolutamente lo confermo, che è molto riscaldante. Contiene oli essenziali di canfora, cannella e peperoncino, ad azione rubefacente, che oltre ad attivare la circolazione, creano un piacevole effetto termico sulla zona di applicazione. Allora, che cosa dire di questa pomata? Io questa pomata l'avevo presa un paio di anni fa per i dolori alla cervicale e mi ha aiutato tantissimo perché questa ne basta pochissima. Vi faccio vedere la confezione, è un tubetto così da 100 ml, ha un odore molto forte di canfora e peperoncino, più di canfora. È molto forte come odore, però è un portento questa pomata. Stavo dicendo che l'ho presa un paio di anni fa, se non ricordo, sì, un paio di anni fa, non mi ricordo, da un sito internet, mi pare Sorgente, Farmacia Natura, mi pare. Non ne sono certa, no. Non mi ricordo il nome del sito, forse Bella Naturale. Comunque, se poi mi viene in mente il sito da cui l'avevo presa, ve lo scrivo giù nell'info box. Costa intorno ai 13 euro, l'avevo presa per i problemi alla cervicale. E in effetti questa pomata per i miei dolori alla cervicale, anche per prevenirli, perché io in quel periodo lavoravo in una ditta che faceva molto freddo e avevo proprio l'aria che mi arrivava sulla cervicale, e questa pomata mi ha aiutato tantissimo perché mi ha aiutato anche a prevenirlo, perché io la mettevo alla mattina e quando tornavo a casa non avevo i dolori a cervicale, non avevo mal di testa né niente, tutti comunque effetti della cervicale. L'avevo finita e l'ho ricomprata ho visto che la mia erboristeria, quella dove mi rifornisco spesso, aveva il marchio, allora ho ricomprato questa pomata e quest'estate mi è stata di tantissimo aiuto perché sì, quest'estate a settembre, quando sono tornata dalle vacanze, ho avuto un dolore alla caviglia. Avevo provato anche le pomate, quelle solite da farmacia, ma non mi facevano niente. Allora ho detto, vabbè, proviamo la Thermotonic, la mia fitopomata. L'ho provata, la mettevo 2 o 3 volte al giorno. Dopo 3 giorni non avevo più il dolore alla caviglia. Quel dolore era una cosa pazzesca perché non riuscivo, facevo fatica a camminare, perché mi faceva malissimo, vedevo le stelle praticamente. E con questa io mi ci sono trovata benissimo. Ha un odore che è molto forte, come vi dicevo, è una cremina fatta così. Vediamo se riesco a farvela vedere. Così.
una cremina, si assorbe anche molto rapidamente, si asciuga subito. E per me è una cosa pazzesca, è un prodotto che io consiglio tantissimo. È proprio l'effetto riscaldante, si sente per quei 5-10 minuti, si sente l'effetto riscaldante e poi passa. Però io ve la straconsiglio. Se avete problemi di cervicale, se soffrite di dolori, anche sì, cervicali e non solo. Per tutti i tipi di dolore, anche per gli sportivi vanno bene queste. Perché se la ritrovo la scritta. Necessita. Sempre in prevenzione di attività sportiva, anche per aiutare a sciogliere le tensioni muscolari accumulate. Efficace anche per scaldare mani e piedi freddi in inverno. Quindi se soffrite di geloni o comunque se avete sempre le mani fredde d'inverno e i piedi, è consigliata anche in quel caso. E basta, penso di avervi detto tutto. Fatemi sapere se avete provato questa pomata, come vi siete trovati. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e con le Bio Review ci vediamo la prossima settimana. Ciao!